La parola brindellone appartiene al gergo fiorentino e definisce una persona alta, ciondolante, magari un po' malferma e un po' pezzente, a cui si guarda però con una certa affettuosità e con una sostanziale simpatia. Pare che l'origine dell'abbinamento tra questa parola e il carro, protagonista del tradizionale evento pasquale fiorentino, lo scoppio del carro, risalga alla festa celebrata dalla zecca fiorentina in onore del suo protettore San Giovanni Battista. Il 24 giugno, giorno del patrono, un carro di fieno partiva dalla torre della zecca e faceva il giro della città, trainando un uomo vestito di stracci che rappresentava ovviamente il santo eremita e che veniva chiamato brindellone anche perché tendeva a ciondolare parecchio, specie dopo aver mangiato e bevuto abbondantemente nel corso del banchetto consumato in piazza. Da allora il termine rimase nell'uso popolare a identificare tutti i carri utilizzati in città per le cerimonie pubbliche. Il carro di fuoco viene scortato da 150 figuranti, musici e sbandieratori del corteo storico della Repubblica Fiorentina, che lo accompagnano da Via il Prato, dove viene custodito durante l'anno, fino a Piazza del Duomo, dove viene posizionato tra il Battistero e la Cattedrale.